Ragazzi, sono felicissima perché finalmente ci prepariamo insieme per andare in discoteca, perché alla fine ieri non ci sono andata in montagna. E sono super contenta perché finalmente andrò a ballare con Pami. È un sacco di tempo che cerchiamo di organizzare qui a Milano e finalmente ce l'abbiamo fatta. Oggi voglio fare veramente un make-up super strong, anche perché mi sono accorta che in questi ultimi mesi ho fatto tutti i make-up extra naturali, che per carità mi piacciono tantissimo e penso che siano quelli che mi stanno meglio. Ma oggi voglio andarci proprio giù, pesante. Quindi base luminosa. Sì, vado ad utilizzare questo prodotto di Dior, lo Star Filter, però poi andiamo anche con il fondotinta, così uniformiamo per bene la nostra base. Tra l'altro abbiamo anche un'oretta per prepararci, quindi abbastanza tempo, non sono troppo di fretta come al solito. E vado prima con questo correttore che è del mio colore, giusto? Solo sul contorno occhi e sul resto del viso in cui lo metto vado invece con uno più chiaro. Quindi mento, fronte e ne aggiungo un pochettino di nuovo anche qui sul contorno occhi. Così andiamo ad illuminare. A questo punto contour utilizziamo sia la parte in crema che quella in polvere. Di questo qui di Patrick Ta, che è il mio preferito di sempre. Super freddo e sfumabile. Ok, il tutto è già più scolpito. Adesso andiamo con questo blush di Kiko. Si chiama Blush Crush ed è super bello. Anche questo ha la parte in crema e poi quella in polvere. Ma io utilizzo solo quella in crema. Il colore è veramente bellissimo. E adesso andiamo a fissare il tutto con la cipria. Utilizzo questa qui rosa, che è di Huda, decisamente la mia cipria in polvere libera preferita. Anche se devo assolutamente provare quella di Laura Mercier perché me l'hanno parlato benissimo. Se ce l'avete fatemi sapere come vi trovate. E adesso, come vi dicevo, utilizziamo anche la parte in polvere del contour, perché così lo rendiamo ancora più strong. Ok, adesso assolutamente sopracciglia, che tra l'altro non faccio praticamente mai, ma quando vado di make up utenti bisogna farle per forza, perché danno proprio più carattere. E utilizzo questo prodotto nuovo che è Colore Fissa di Benefit. Passiamo alla mia parte preferita, ovvero gli occhi. Utilizziamo la mia palette da battaglia, ovvero la Sultry, e partiamo con il color burro su tutta la palpebra, per poi passare al grigio. Questo penso di non averlo tipo mai utilizzato. Scarichiamo. E vado a sfumarlo verso l'esterno. Ne metto un pochettino anche sotto. Adesso con una matita nera andiamo a sporcare la linea infracigliare, che poi ovviamente sfumiamo verso l'esterno. Anche in questo caso sfumo leggermente sotto. Visto che voglio una linea bella definita, questa volta vado ad aiutarmi anche con un eyeliner. Puntina interna e lo traccio anche all'interno dell'occhio. Vabbè dai, lo amo. Di qua un po' mood bambolina, qui decisamente meno. Fatemi sapere quale preferite, io in realtà forse questo. Però vabbè, oggi avevamo detto strong. Vado a mettere su tutta la palpebra per avere un effetto bagnato super specchiato questo illuminante di Fenty, che è devastante. Ora devo stare attentissima perché il mascara lo voglio mettere solo all'esterno per fare proprio effetto gattina. Ok, ce l'ho fatta. Per la combo labbra invece andrei con un marroncino freddo. E stop, è arrivata Pami. Ok, Pami è arrivata. Buonasera. Abbiamo anche scelto l'outfit. Ora ve lo faccio vedere. È un completo della FAC composto da body e gonna. Molto molto figo. Siamo pronti per andare. Sì, da quanto è? L'ultima volta a Miami. Sì, ma ho detto che era un sacco di tempo. Infatti, che ci avevamo da realizzare. Ma niente, ci abbiamo fatta. Si va, ciao.